Questo è l'audio non equalizzato 1, 2, 3, mentre in questo momento state ascoltando l'audio di questo microfono equalizzato. Ciao, questa è la seconda parte, diciamo il secondo episodio di questa piccola serie in cui vi parlo dei microfoni che utilizzo nel mio lavoro. Se siete professionisti, questo non è il video che fa per voi. Se invece state approcciando al mondo del videomaking o se state improntando una piccola vostra produzione di contenuti, beh allora rimanete con me. Se ti sei perso la prima parte, ti lascio qua sopra il link per andartela a vedere. Sono Paolo Bacchi, sono un filmmaker e storyteller. Nel 2003 ho girato e montato il mio primo video e da quel giorno non ho più smesso di raccontare attraverso le immagini. In questo canale vi parlo del mio percorso, della mia esperienza e di quello che negli anni ho imparato e continuo a imparare come filmmaker indipendente. Bam. Il prossimo microfono di cui voglio parlare è questo, che già vi ho fatto intravedere prima. Questo è il VideoMic Pro. Questo è un microfono che ho da tantissimo tempo, è il fratello maggiore di quest'altro e in quanto fratello maggiore ha, diciamo, delle responsabilità maggiori. È un mezzo fucile a condensatore, c'ha un angolo di ripresa molto stretta, questo significa che nel momento in cui lo andiamo a puntare verso una sorgente di suono, questo andrà a isolarla rispetto al contesto laterale e posteriore, anche se c'è una piccola bolla d'ascolto qua dietro. È un microfono alimentato e c'ha una batteria dentro da 9 volts, cioè quelle quadrate, e ve la faccio vedere. Questo è la gomma piuma, l'antivento, chiamiamolo così, una specie di antipop antivento. E qui praticamente c'ha l'ingresso, c'ha lo spazio per la batteria. Eccola qua, come vedete, batteria di marca. E praticamente è un microfono che appunto è alimentato e quindi c'è un interruttore. Questo interruttore ci consente di accenderlo e di spegnerlo. Non solo, ci consente anche di andare ad attivare quello che è un filtro passabasse, che serve un po' per togliere appunto le frequenze basse di registrazione, e queste frequenze di solito sono appunto, non so, quelle del vento oppure quelle del rumore di un motore di una macchina accesa vicino a noi. Insomma, c'è un piccolo controller, diciamo una funzione, e poi c'è un selettore del gain che ci dà praticamente, o possiamo attutire di meno 10 decibel, possiamo andare a abbassare il volume se per esempio abbiamo un ambiente molto rumoroso, oppure possiamo andarlo ad alzare un pochettino nel momento in cui abbiamo bisogno di più gain, di più potenza in entrata. Quando lo uso questo? Quando devo essere dinamico, quando mi trovo in tutte quelle situazioni in cui per esempio devo o vloggare, al solito il vlogging ritorna sempre, è molto buono, quindi tutte quelle situazioni che sono on the go, sia che parlo io, sia che devo intervistare delle persone o che devo fare delle reazioni, delle interazioni al volo, questo è un microfono perfetto perché farle, vedi, tutte fino là in fondo e fino là in fondo. È veramente impressionante vedere uno schermo del genere e pensare che parleremo su questo palco qua, che voglio dire, forse, anzi senza dubbio, è il palco più grande dove io abbia mai parlato in tutta la mia vita. Evito di andare a mettere la spilletta, o evito di andare a posizionare il radiomicrofono, o soprattutto evito di utilizzare il microfono della videocamera, che è la morte. Un'altra situazione in cui utilizzo questo microfono è nel momento in cui per esempio non c'ho voglia di andare a allestire un set, o devo fare, che ne so, un'intervista al volo, o magari devo dire qualcosa mentre sto registrando, insomma in una situazione non troppo preparata, è quella per esempio di andarla a mettere su un cavalletto al volo così e parlare in questo modo e andare a interagire con la videocamera senza dover stare a preparare chissà quale set, perché nel momento in cui poi devo andare via, prendo e me ne vado. Questo poi magari è un trespolo, come diciamo noi, che ho pagato un sacco di soldi, è molto figo, ma in realtà non lo uso mai. Stavo dimenticando che questo microfono, oltre ad essere insomma un microfono da slitta, può essere utilizzato anche come microfono boom, ok? Può essere montato su per esempio un pole, montato su un paletto, su un estensore o proprio su un'asta boom, e può essere utilizzato per andare ad avvicinarci per esempio in questo modo, per andare a intercettare magari in un'intervista qualcuno, ovviamente. Questo non lo possiamo mettere sulla slitta. E ovviamente, stai molto calmo. E ovviamente per fare questa cosa ci abbiamo bisogno di una prolunga. Quali sono i pro di questo microfono? Ha un'ottima qualità per essere un microfono che viene utilizzato prevalentemente in situazioni dinamiche. Quindi non è un microfono da studio, quindi non è un microfono, diciamo, pensato per situazioni statiche. E di solito i microfoni pensati per situazioni statiche ovviamente hanno una qualità maggiore. Però questo secondo me è un buon compromesso. Entra tranquillamente nello scompartimento dello zaino al posto di un obiettivo senza dover per forza distruggerlo. E poi
c'ha lo shock mount, vale a dire come quello di prima, un dispositivo di plastica molto flessibile e fa sì che le vibrazioni nel momento in cui ce l'abbiamo sopra la videocamera non contaminino l'audio. E soprattutto un'altra qualità è che c'ha la batteria, che è quella che vi ho fatto vedere prima, che dura un'eternità, veramente dura un paio di giorni se non tre. Ma il discorso della batteria introduce, dopo tutti i pro, anche allo stesso modo a quelli che sono i contro, vale a dire questo microfono, se ce lo dimentichiamo acceso e quando andiamo a utilizzare è scarico, e quindi dovremmo avere sempre a disposizione una o due batterie di riserva. Ma la situazione peggiore che purtroppo mi è capitata è proprio quella che o la batteria è scarica e non ci accorgiamo, quindi non funziona anche se siamo convinti che stia funzionando, o proprio ci dimentichiamo di accenderlo anche nel momento in cui la batteria è carica, e quindi che succede? E succede che ci attacchiamo. Quindi diciamo che sì, la qualità di un microfono che è alimentato, che è preamplificato, è notevole rispetto a chi non ce l'ha. Piccolo aggiornamento: questo microfono, nella versione più nuova, che costa anche il doppio, c'ha una funzione particolare molto figa che evita tutto questo problema della batteria. Significa che nel momento in cui accendiamo la videocamera, questo si accende automaticamente, esce dallo standby, e nel momento in cui spegniamo la videocamera si spegne automaticamente, o meglio va in standby, e questa è una cosa molto figa. Andiamo al punteggio. Flessibilità 4, perché sì, non è piccolo come questo, però insomma non è nemmeno 4 volte tanto, e è molto comodo da trasportare alla fine. E poi sinceramente questo ha fatto la guerra con me, me l'ho portato ovunque, l'ho utilizzato in tutte le situazioni, ancora va alla grande, me cascato, me io l'ho fatto di tutti i colori, ancora va alla grande. Qualità dell'audio: considerando che non è un microfono da studio, ma non è nemmeno l'ultimo degli stronzi, la qualità dell'audio è molto buona per il tipo di microfono. Quindi c'ha delle belle dinamiche, registra molto bene la voce. Ovviamente per contenuti, per content creator, non lo utilizzo per lavorare, oppure lo utilizzo per lavorare in determinati contesti in cui è richiesta la situazione run and gun. Ok, costo: come costo io ho dato 3, perché non è economico, ma non è nemmeno troppo costoso. Ci aggiriamo intorno ai 170 euro. Poi vi metto il link in descrizione. C'è anche la versione più nuova che costa almeno il doppio, mi sembra. Questo microfono è veramente un carro armato, funziona molto bene, spegnete l'interruttore, e sicuramente è quello che io mi sento di consigliare per la maggiore flessibilità per tutte le situazioni, sia all'esterno che da studio. Vabbè, basta. Faccio un piccolo break. Se questo contenuto ti piace, ti sembra utile, lasciami un bel like se vuoi, io sicuramente non mi offendo, come dico sempre. E soprattutto, se c'è delle domande specifiche su questi microfoni che utilizzo io, me la puoi scrivere nei commenti, io ti risponderò con piacere. Se non ti sei ancora iscritto e pensi che questi contenuti di cui tratto io, verticali sulla produzione video, possano tornarti utili in futuro, beh, iscriviti, perché farai di me un filmmaker felice, e attiva la campanellina perché così riceverai le notifiche sui prossimi video in arrivo. Ultimissimo microfono che utilizzo io spesso è questo, che è lo Zoom H4. È un modello di forse 4-5 anni fa, ne sono uscite varie versioni, anche la versione aggiornata di questo, poi c'è lo Zoom H5, lo Zoom H6, insomma ce ne sono vari modelli, e poi ci sono anche le evoluzioni di questo, che è lo Zoom H4N, ne hanno fatto diversi, aggiornamenti. È un microfono perché, come vedete, qui ci abbiamo due microfoni che registrano un segnale stereo, canale destro e canale sinistro, sono a scontro a 90 gradi, ma allo stesso tempo è anche un registratore sia di questi microfoni ovviamente, ma anche di due microfoni d'ingresso con attacco XLR, ok? Oppure jack, perché questo è un ingresso che può essere utilizzato sia con attacco appunto XLR sia con attacco jack. Questo è una piccola opera di ingegno, perché oltre appunto ad essere utilizzato come microfono di grande qualità con i suoi microfoni interni, può registrare anche altre tracce provenienti da altri microfoni, e registrare allo stesso tempo fino a 3 tracce audio, ok? O fino a 4 in realtà, perché abbiamo un microfono esterno, un altro microfono esterno, i microfoni interni e un altro ingresso microfonico, per esempio con questo jack qua sotto, che però va a escludere questi due. Questo è un microfono che io utilizzo in tantissime situazioni, e praticamente questo qui è sempre nel mio zaino perché è un soccorritore, è una soluzione di backup, vale a dire nel momento in cui voglio registrare un'intervista e oltre ai microfoni che ho già posizionati voglio lavorare in totale sicurezza, metto questo microfono come microfono di backup. Magari lo nascondo all'interno dell'inquadratura, lo faccio uscire dall'inquadratura e lo metto in prossimità della persona registrata. Dovete sapere che lo Zoom H4 registra dei file che vanno fino a un campionamento di 96.000 kHz, che è
una quantità di dati incredibile, ma viene utilizzata per far sì di avere tantissima qualità da poi poter post produrre. Dicevo, questo microfono è un registratore, un microfono, un sistema di backup e può essere utilizzato anche per esempio come preascolto e può essere utilizzato anche in maniera un po' scomoda sopra la videocamera. Come vi dicevo prima, una volta quando non c'erano i sistemi tipo quello del 5D1 che c'aveva un unico ricevitore, l'unico ricevitore era questo e all'interno di questo andavo a registrare due segnali microfonici d'ingresso e li andavo a prendere e pescare attraverso l'uscita cuffie, quindi entravo con due microfoni e uscivo con questo sull'ingresso microfonico della macchinetta. Era un po' macchinoso, ma ho fatto anche questo. Però di base questa qui è veramente una garanzia, perché non vi lascia mai a piedi, si consuma tante batterie, però nel momento in cui dovreste avere un problema sulla registrazione sapete che ci avete sempre questo di backup, che comunque c'ha una qualità proprio assurda. Tra l'altro questi qui si possono girare per andare a modificare l'ampiezza di registrazione e fa molto comodo. Una cosa molto importante che mi stavo dimenticando di dire è che ogni traccia che andiamo a registrare è separata, quindi questo riesce a registrare fino a 4 tracce separate di tutti gli input e quindi possiamo poi successivamente andare a lavorare separatamente sull'equalizzazione di ogni traccia, quindi diciamo è molto professionale sotto questo punto di vista. Però certo, non è proprio una soluzione run and gun. Quali sono i contro? Sicuramente è scomodo, perché deve essere, insomma, ce lo dobbiamo portare dietro, non è proprio piccolissimo, consuma parecchio le batterie, dipende anche dal tipo di batterie che andiamo a mettere qua dentro, non è molto occultabile nell'inquadratura, quindi magari può essere nascosto in qualche modo, però insomma non è proprio una microspia. Se andiamo a utilizzare il microfono interno, vale a dire questi due qua, è molto sensibile alle vibrazioni, quindi dovremmo per forza tenerlo fermo. Mi è capitato addirittura di utilizzarlo come microfono di backup su un tavolo, ma nel momento in cui andavo a sbattere con la mano, con l'orologio, questo fondamentalmente prendeva tutte le vibrazioni, quindi anche lui, diciamo, c'ha i suoi pro e i contro. Poi per chi è ricerca le funzioni ulteriori, questo c'ha anche un accordatore, ci fa anche da mixer per le registrazioni audio, tracce separate, insomma ci abbiamo tante tantissime caratteristiche. In fase di montaggio mi sono accorto che avevo saltato i 3 voti finali, quindi brevemente, per quanto riguarda la flessibilità, gli do un bel 4, perché con questo si possono fare veramente tante cose, da essere un microfono, essere un registratore, ad essere un registratore su multitraccia, è veramente flessibile sotto questo punto di vista. Certo, rimane sempre un piccolo mattoncino che non è proprio tascabile, però un 4, diciamo, per queste caratteristiche se lo merita tutto. Per quanto riguarda la qualità gli do un bel 5, perché oltre ad avere una grandissima qualità di questi due microfoni a condensatore, consente anche di registrare separatamente anche dei file di grandissima qualità sia su questi microfoni che su eventuali microfoni in ingresso. Per quanto riguarda il costo, da 0 a 5 gli do un bel 4, siamo attorno ai 200 euro per le caratteristiche che mette a disposizione e per la qualità che mette a disposizione. Secondo me sono soldi ben spesi, poi esistono diverse declinazioni dello stesso modello, però insomma appunto per tutte le funzioni che mette a disposizione e la qualità, 200 euro secondo me li vale tutto. In questo momento state ascoltando l'audio del Rode VideoMic Pro direttamente come entra dentro la videocamera, senza nessuna post-produzione o equalizzazione. In questo momento invece state ascoltando appunto un audio equalizzato che sicuramente è diverso da quello che sentivate prima. Questo è l'audio non equalizzato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mentre in questo momento state ascoltando l'audio di questo microfono equalizzato con la solita spolverata di equalizzazione. Questo era l'ultimo microfono e ci tenevo a farvelo sentire perché, come vi ho detto, è un microfono che vi salva il culo, sia perché è un buon microfono sia perché è un ottimo registratore di backup. Bene, per questo video è tutto, io spero che vi sia stato utile. Se avete delle domande lasciatemele nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete like, insomma tutte le cose che vi chiedo di solito, se volete, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.